Omnibus. Attualità, religione e cultura. Un caro saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori da Denise Arcieri. Intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana è il tema scelto da Papa Francesco per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà il prossimo 12 maggio. E noi oggi ne parleremo con la giornalista Aurora Nicosia, che è stata direttrice di Città Nuova, attualmente direttrice responsabile di Ecclesia e anche della rivista Teens. Ciao Aurora, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Denise, grazie per avermi invitata. Nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Francesco analizza e riflette sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo della comunicazione. Ci parla di rischi ma anche di opportunità e ci ricorda il dovere di non abdicare all'intelligenza umana in favore dell'intelligenza artificiale. Inoltre ci incoraggia proprio a coltivare la sapienza del cuore per interpretare e leggere le novità del nostro tempo e riscoprire la via per una comunicazione pienamente umana. Cosa dovrebbe significare per un giornalista, secondo te, trasmettere la sapienza del cuore? Io penso che per un giornalista che ha una fede religiosa, prima di tutto questa sapienza del cuore, diciamo, deve chiederla, dobbiamo chiederla a Dio. Però in ogni caso per tutti, la sapienza, al di là di ogni riferimento religioso, la sapienza del cuore secondo me vuol dire ascoltare le nostre coscienze ed essere preparati per svolgere al meglio la nostra professione. Papa Francesco molto spesso fa riferimento al fatto di far ricorso al cuore, alla testa e alle mani, lo ha fatto in varie occasioni. Io penso che questo insieme anche che deve guidarci, perché utilizzare, far ricorso alla sapienza del cuore non vuol dire certamente essere semplicemente dei sentimentali, non è questo che il Papa chiede. Come dicevi, io appunto sono stata direttrice della rivista del sito Città Nuova fino a luglio dell'anno scorso. Ricordo che quando pubblicato il mio primo editoriale da direttrice, l'ho intitolato Guardiamo lontano, guardiamo insieme. E fra il resto scrivevo proprio questo, che mi ha sempre affascinato la generatività, la ricerca di modalità non sperimentate di essere al mondo, di leggerlo, di raccontarlo, e che il giornalismo per me è sempre stato, sin dall'inizio, insomma ormai svolgo questa professione da quasi 30 anni, e quindi sin dall'inizio e ancora oggi il giornalismo è prossimità, quindi capacità anche di non fermarsi alla superficie, l'opportunità di lasciarsi scomodare e ferire, di mettersi in discussione. E quindi anche questo, diciamo, modo di fare giornalismo parte dal fatto di stare vicino alle persone, in ascolto di tutti, in dialogo con tutti, entrare proprio nelle spaccature e farsene carico. Allora, se ci facciamo carico delle ferite, delle spaccature che vive la nostra società, chiaramente questo mette in moto la sapienza del cuore, perché non ci fa vivere in maniera superficiale oppure per attirare l'audience, ma ci facciamo carico di quello di cui scriviamo, pur mantenendo quell'obiettività che è richiesta, diciamo, a noi come giornalisti. Poi, diciamo, mi sembra anche tanto importante non cavalcare i sentimenti predominanti, perché a volte, diciamo, abbiamo tutti sott'occhio quell'istigazione all'odio sociale che guida anche purtroppo l'informazione, per cui bisogna, diciamo, provare chi fa la parte del cattivo, del bullo, avere, diciamo, una soglia del dolore sociale molto alta, per cui non percepiamo il dolore sociale e questo ci porta a restare indifferenti, quindi a sfuggire alle problematiche degli altri esseri umani, quasi, diciamo, a rimanere anestetizzati, perché meno lo sento un dolore, meno reagisco per risolvere il problema che lo causa. E sempre Papa Francesco molto spesso parla anche di quella globalizzazione dell'indifferenza, alla quale purtroppo anche noi giornalisti tante volte, diciamo, non siamo indenni. Papa Francesco infatti ci ricorda che è necessario che la comunicazione sia orientata a una vita più piena della persona umana e che aiuti le persone a crescere in umanità, e questo non solo per i giornalisti, un po' per tutti e tutte. Qual è dunque il presupposto fondamentale per realizzare e vivere la comunicazione in questo modo nel quotidiano, secondo te? Ti racconto un'esperienza personale che per me è tematica del mio modo di fare giornalismo
E penso anche di questa sapienza del cuore, di questo mettere le persone in primo piano. Anni fa ho lavorato a Roma e anni fa venne violentata e uccisa a Roma una donna, Giovanna Reggiani, 47 anni, che era moglie di un capitano della Marina Militare di Stanza alla Spezia. Quella vicenda fece molto scalpore per la grande ferocia che l'ha caratterizzata, poi venne subito individuato, diciamo, l'autore del reato. Qualche mese dopo, grazie alla mediazione di un amico, sono andata alla Spezia ad incontrare il marito di questa persona, il comandante Giovanni Gumiero. Lui non aveva voluto rilasciare intervista ad altre testate, aveva accettato di farsi intervistare da noi di Cittanuova perché si fidava. Chiaramente puoi immaginare, no? Mi sono ritrovata davanti ad una persona con una ferita grandissima e mi ha raccontato tante cose, anche se non aveva sentimenti di odio verso chi aveva ucciso la moglie. E qual è stato il mio atteggiamento? Quello di ascoltarlo profondamente, di partecipare al suo dolore, al suo dramma, che diciamo di essere grata per la fiducia che mi aveva accordato. Raccontandomi tante cose, mi ha anche detto alcune di queste cose non vorrei che venissero pubblicate. Chiaramente erano cose che davano ancora più sapore, diciamo, all'intervista, però gli ho fatto una promessa: io le faccio leggere il testo prima della pubblicazione. Così ho evitato di raccontare le cose che lui mi aveva chiesto di non scrivere. Ecco, per me questo è mettere la persona prima della notizia. E così mi è successo tante altre volte, in cui magari l'intervista si trasforma in un colloquio, per cui insomma poi l'intervistato mi chiede anche di continuare a microfoni spenti, sicuro che non troverà pubblicato quanto mi ha chiesto di non pubblicare. Oppure mettere al centro la persona vuol dire andare a cercare, a mettere in luce il bene che c'è dove c'è, perché ce n'è tanto anche in quei luoghi dove molto spesso pensiamo che esista solo l'illegalità. Faccio un esempio: mi sono trovata ad andare più di una volta a Napoli nei quartieri difficili di Scampia di Forcella, oppure a Palermo, allo Zen e a Brancaccio. E io ricordo sempre che il mio primo direttore a Cittanuova, Guglielmo Boselli, amava dire che per gli operatori della comunicazione che agiscono credendo in Dio e nel suo amore verso ogni uomo, si tratta di acquistare il fiuto dell'amore per coglierlo ovunque ce ne traccia. Ecco, questo giusto qualche esempio per dire l'importanza di mettere la persona al centro e prima ancora della notizia. Lo condivido pienamente, Aurora, quello che dicevi tu anche quando si continua a microfoni spenti, oppure di far risaltare il bene, il bello che c'è in una comunità, perché molte volte si è attenti alla notizia, quella là che fa scalpore, senza andare a vedere invece anche i piccoli gesti. L'uso dell'intelligenza artificiale ovviamente pone diverse sfide di carattere etico agli operatori della comunicazione legate proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per produrre e diffondere informazioni. Quali implicazioni etiche, a tuo avviso, occorrerebbe considerare nello specifico? Devo dire la verità che questo messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali di quest'anno mi ha fatto molta impressione, nel senso che è un testo veramente molto molto forte e che interpella tutti, lo dice anche lui stesso all'inizio, interpella tutti, non solo i professionisti. E mi sono infatti detta, guarda, avremmo dovuto e dovremmo dare molto risalto a questo messaggio, e quindi approfitto dell'occasione per farvi i complimenti per l'attenzione che ponete a questo messaggio di Papa Francesco. Chiaramente, come per tutte le cose, il problema di fondo non è l'intelligenza artificiale in sé per sé, ma l'uso che se ne fa, e direi ancora di più la concezione della persona che ci guida, perché dalla concezione della persona che ognuno di noi ha dipende poi tutto il resto. Lo stesso Papa Francesco parla di tante opportunità e pericoli, non demonizza chiaramente l'intelligenza artificiale, ma evidenzia i tanti pericoli e pone nel messaggio tanti interrogativi. C'è un paragrafo intitolato Interrogativi per l'oggi e il domani, in cui Papa Francesco pone ben 11 domande. E sono domande fondamentali che meriterebbero serie risposte.
queste domande spaziano dal pluralismo dell'informazione alla sostenibilità dell'intelligenza artificiale, al fatto che sia accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, alla responsabilità sia personale che delle aziende che sviluppano queste piattaforme, eccetera. Papa Francesco evidenzia tante possibilità. Lui dice: dalle risposte a queste 11 domande di cui parlavo, capiremo se l'intelligenza artificiale finirà per costruire nuove caste basate sul dominio informativo oppure se porterà più eguaglianza. Da una parte si profila lo spettro di una nuova schiavitù, dall'altra una conquista di libertà. Da una parte la possibilità che pochi condizionino il pensiero di tutti, dall'altra quella che tutti partecipino all'elaborazione del pensiero. Ecco, questo è il punto. La risposta non è scritta e dipende da noi. Chiaramente scrivere questa risposta dipende da tanti fattori, da tanti soggetti. Dipende da noi come giornalisti, dipende dai nostri editori, dipende dagli organismi preposti a regolare l'informazione fatta dall'intelligenza artificiale. Ricordo che il presidente Sergio Mattarella ebbe a dire una frase che è molto importante: sono necessari meccanismi di governance globale capaci di assicurare che l'evoluzione della tecnologia rimanga centrata e controllata dalla persona umana e non viceversa. Quindi torniamo sempre al fatto che tutto dipende dalla concezione della persona che abbiamo. Quindi gli interrogativi etici sono molto forti, molto profondi, non bisogna sottrarsi, non bisogna sottovalutarli, anche perché non è una questione che riguarda solo i giornalisti, in quanto molto spesso si dice chiaramente che l'intelligenza artificiale andrà a togliere posti di lavoro ai giornalisti. Certo, potrà fare e farà anche questo, però diciamo quello che è in gioco è la libertà, la democrazia, perché può essere troppo facile, troppo allettante per un editore far ricorso ad un programma artificiale e fare a meno dei giornalisti che sono in grado di pensare e anche di non essere d'accordo e far presenti i problemi che esistono molto di più di quanto l'intelligenza artificiale potrebbe fare. L'intelligenza artificiale potrebbe contribuire anche a creare un mondo più giusto. Nel mese di febbraio con Città Nuova abbiamo fatto proprio un'inchiesta sull'intelligenza artificiale. La collega Sara Fornaro, che appunto ha fatto questa inchiesta, riporta un parere della direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell'Università La Sapienza di Roma, quale mette in guardia, diceva questo: il sogno dell'intelligenza artificiale era di creare un sistema in grado di pensare come un essere umano o capace di trovare la soluzione. Finora, per fortuna, grazie a Dio, quel sogno non si è realizzato. L'intelligenza artificiale finora ha ripiegato su un'intelligenza artificiale debole, cioè che risolve un problema specifico. Fortunatamente, come dicevi tu, ancora non ci siamo arrivati, però direi che si può arrivare a uno sviluppo realmente regolato e pensato dell'intelligenza artificiale nelle sue molteplici forme. Quindi come società cosa dovrebbe significare realmente e concretamente assumersi questa responsabilità? Chiaramente ci sono degli organi preposti che dovrebbero regolamentare, ecco, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, perché appunto i vari sistemi rispettino i diritti fondamentali. L'Unione Europea ha approvato, insomma, come prima al mondo, questo regolamento. Nel resto del mondo però l'intelligenza artificiale non è normata. L'OCSE ha istituito nel 2020 un osservatorio delle politiche sull'intelligenza artificiale e quindi, diciamo, si fanno dei piccoli passi. Secondo me, come società civile, come professionisti della comunicazione, dovremmo insistere perché queste regolamentazioni siano fatte sempre di più a livello internazionale. A livello internazionale perché ormai ci muoviamo in maniera globale e la comunicazione viaggia a livello globale, perché se non mettiamo dei paletti ci troviamo veramente in seria difficoltà. E poi anche fare opinione pubblica sull'importanza del confronto, della libertà di stampa, di una comunicazione che sia approfondita, considerando tra l'altro che ormai tutti sono comunicatori, perché ormai tutti pubblicano un post su Facebook e se una persona, diciamo, non è attrezzata rischia di scambiare per verità anche le famose fake news o quelle deepfake che ormai proliferano nel mondo della comunicazione. Ringrazio la giornalista Aurora Nicosia per essere stata con noi, grazie di cuore veramente Aurora.
Grazie a voi, radioascoltatori e radioascoltatrici. Saluto e ringrazio tutte le radioascoltatrici e tutti i radioascoltatori per averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.